Dottor Trevisani, è un progetto importante, ci sono 4 comuni coinvolti per cercare di migliorare la sostenibilità a livello climatico anche energetico. Sì, è il nostro impegno da tanti anni e lo abbiamo allargato anche ai comuni di Grottammare, Copra Marittima e Monteprandone, perché riteniamo importante lavorare sì in scala locale ma non in scala troppo stretta, allargandola un pochetto, perché le problematiche che noi affrontiamo, che sono quelle della mitigazione dell'altamente cambiamenti climatici, sono tematiche che in questo territorio non possono essere isolate su San Benedetto. Lo sapete, il nostro territorio è un territorio molto di prossimità tra gli enti territoriali che lo compongono, e quindi ragionare in termini di innalzamento delle temperature, rischi dovuti a erosione costiera o alluvioni, non è un tema che è soltanto circoscritto a un comune, ma può essere allargato ad altri. E noi abbiamo fatto questo. Ora il nostro lavoro è quello di portare avanti questo piano, perché di piano si parla, è composto da tante azioni, e le azioni sono da svolgere, cioè da realizzare, da portare avanti, e siamo d'accordo tra i 4 comuni di farlo in maniera così congiunta e così coesa. Quello che appunto viene definito in termini comunitari il Joint SECAP, che sarebbe la traduzione in inglese del piano per l'ambiente, l'energia e il clima in forma congiunta. Siamo uno dei 4 aree nazionali che hanno fatto questa scelta, ne siamo molto orgogliosi, ma siamo anche sappiamo perfettamente che questa attività è un'attività importante, impegnativa, e che contiamo di portare avanti nei prossimi tempi. Poi vi daremo altre informazioni su una forma di organizzazione che stiamo dando per poter realizzare sempre insieme le azioni che compongono questo piano. E noi dobbiamo cercare di essere noi ad adattarci alle condizioni che stanno peggiorando a livello climatico, ma possiamo anche mitigarle, ovvero sia venire con degli strumenti tecnici o con degli strumenti anche di efficientamento, venire incontro, e faccio un esempio su tutti: utilizzare meno le risorse fossili e cominciare a lavorare seriamente sulle risorse invece rinnovabili. Il punto di forza del piano, se dovesse sintetizzarlo, qual è? In questo momento una delle cose che sta andando avanti e che andrà avanti molto meglio è la pianificazione della mobilità sostenibile. Lavorare sulla sostenibilità e la mobilità è uno degli elementi fondamentali. Le città sono molto intasate di automobili, hanno bisogno di una riorganizzazione, e soprattutto le persone hanno bisogno di migliorare le loro condizioni di qualità della vita. Tra queste attività c'è anche quella ricordata poco fa dall'architetto Pietro Belli, che voglio citare perché è stato il motore di questo piano, è anche quello di cominciare a ragionare in termini di adattamento ai cambiamenti climatici con interventi di forestazione e microforestazione urbana. Ci stiamo lavorando. Sì.